Terra Verde Gourmet oggi a Entracco, e scelgo proprio questa vite di memoria, di storia, simbolo nei passeggi a Entracco, e per dire che oggi parleremo di un prodotto antico di storia d'Entracco, e la patata d'Entracco è proprio l'azienda agricola Gerbino Fabrizio. L'azienda agricola Gerbino Fabrizio è una storia fatta da 4 generazioni di agricoltori. Non si poteva davvero far altro che dare lustro e ancor più valore ad un prodotto tipico, quello della patata. 4 generazioni dedicate ai coltivi, alla patata, è un prodotto già di per sé ricco di qualità organolettiche uniche nel suo genere. E l'azienda Gerbino, mentre ci avviamo incontriamo Gabriella, che salutiamo, e ci avviamo verso uno dei loro punti di spazio, salutiamo anche Fabrizio che ci raggiunge. E ciao, è proprio l'azienda agricola Gerbino che incontriamo qui, è proprio una generazione, un'azienda prende il via nel 2011, quando proprio Fabrizio decide di dire continuo la strada di mio padre, e quindi avviamoci verso quei momenti di distribuzione di questa patata d'Entracco, ma poi vivremo anche le sue qualità, le sue tipologie, ci racconteranno la terra, il piacere di questi coltivi particolari che fanno della patata d'Entracco un prodotto unico. Proprio qui arriviamo dall'azienda agricola Gerbino, e proprio dicevamo dal 2011 Fabrizio prende in gestione l'attività, e davvero bisogna dirlo, dopo aver appreso tutti i segreti di famiglia ed affinato ancora di più le tecniche per migliorare la produzione sempre più al meglio delle patate d'Entracco, questo nettare d'Entracco, e grazie proprio alla tipicità della Valle Gesso e di questo territorio entracquese di Entracco, che vanta un terreno semisabbioso, la coltivazione della patata fa sì che questo tubero possa godere di determinate caratteristiche che la rendono davvero unica, un prodotto davvero unico. La produzione di questa azienda agricola della patata d'Entracco è regolamentata da un disciplinare di produzione che impone vincoli rigidi, quindi tutte le aziende di Entracco, i piccoli produttori, il grande nome, azienda agricola Gerbino, patate davvero che arrivano in tutto il Piemonte e non so. E qui a Entracco, nel mondo della bellezza d'intorno, di quel foliage naturale con le montagne, viviamo l'azienda agricola Gerbino Fabrizio. Perché gourmet in un'azienda agricola? Perché qui c'è il senso di quella patata di storia, di memoria, di quel bene prezioso legato al turismo, legato alla bellezza di questo territorio, quest'acqua simbolo d'Entracco, ma qui i terreni sono organolettici particolari, hanno delle peculiarità, perché qui vige e vive quella sapienza della patata d'Entracco. Noi adesso la mia azienda, diciamo più che altro facciamo le patate, d'estate abbiamo una grande produzione di patate, perché la carne purtroppo in questi momenti qua è un po' più particolare, che non è che funziona tanto la piemontese, allora ci siamo girati un po' sulle patate. La peculiarità delle patate d'Entracco, e poi il tuo desiderio legato anche alla terra d'Entracco, e tu hai sempre amato la terra, il tuo mestiere è l'azienda agricola Gerbino Fabrizio, questo ormai non è importante, ma nasci proprio dalla semplicità dell'agricoltura, di quella terra, il lavoro in campagna. Certo, io ho preso l'azienda da mio padre nel 2011, poi vabbè, siamo 4 generazioni, mio nonno, mio bisnonno, però diciamo che noi ci siamo allargati un po' di più, ecco, facendo magari 2 o 3 di questi lavori qua, patate, bestie piemontesi e la legna da ardere. E poi qua noi le campagne, qua la terra ci dà tanto, perché è un buon posto dove si può piantare queste patate che vengono veramente bene. Ecco.
conosciamo con Gabriella, perché un buon successo di un'azienda c'è sempre un bravo marito nel lavoro, ma dicono una donna vicino di grande capacità. Gabriella, queste patate d'entracque che sono qui espresse nella qualità, le Mozart, la Mona Lisa e la Loana, ecco queste patate che riprendiamo proprio nella sua essenza, qui c'è una terra particolare, ecco voi vi focalizzate su queste tre qualità. Esatto, sono tre qualità che noi abbiamo visto che in questo territorio riescono a produrre e sono buone, proprio dobbiamo ringraziare appunto che siamo in una terra ricca di potassio e calcio che rendono queste qualità, questa qua è la nostra rossa, la Mozart, sono 4 anni che la pentiamo e abbiamo veramente riscontrato in un tubero veramente ha una dimensione bella, quasi tutte uguali e quindi per noi è un buon prodotto. Ecco, la Mona Lisa è un po' la storia. La forse. Mona Lisa si dice che in Italia è la varietà più importante. Noi stiamo vedendo un po' delle difficoltà, quest'anno è andata benissimo perché è molto bella, infatti ha una pelle bella, dipende però anche qua da un po' dal tempo perché è una qualità semi precoce, quindi se riusciamo a piantarla tra le prime, come quest'anno l'abbiamo piantata a inizio maggio sono venute belle, quelle che piantiamo verso la fine con tutto questo hanno più caso, difficoltà, esatto. E la Loane? La Loane è una varietà per noi nuova, sono 3-4 anni che piantiamo ed è veramente spettacolare perché è un bel tubero, è un bello e si adatta a tutte le tipologie nella cucina, addirittura noi quelle di una dimensione più grande le mettiamo da parte per un negozio che le fa farcite, quindi... Ecco Fabrizio, torno da te, i tempi per... Lo diciamo ai nostri amici di Torre Verde Gourmet, i tempi per piantare le patate, per la raccolta delle patate. Ecco, queste tre qualità, come si svolge la stagionalità della patata? Allora, noi alla primavera iniziamo a preparare i terreni, qui più o meno quando va via la neve, intorno alla fine di marzo, metà aprile iniziamo, noi consiste con la ratura, poi dobbiamo spianare il terreno, poi noi la cosa importante Claudio, che va bene per le nostre patate buone, è la concimazione del nostro letame. E ne parleremo fra poco avvicinandosi proprio quel concime naturale, ma... E poi si è un concime naturale che noi lo teniamo in 8-10 mesi di stagionatura. E la ritualità stagionale, quindi marzo poi? Marzo poi le piantiamo, se possiamo prima possibile si piantano e poi intorno a luglio ci sarà la fioritura, poi eventualmente le bagniamo una volta e poi alla fine di agosto, dopo il 20 di agosto iniziamo a... Dopo il 20 d'agosto? Dopo il 20 d'agosto, a raccogliere, sì, si inizia... Fino a, ovviamente? Sì, fino all'ultima azione, dopo vediamo le ultime piantate, saranno le ultime per togliere, quindi diciamo un settembre, sì, fine settembre, metà ottobre massimo, poi dipende anche un po' dal tempo e tutto, la pioggia, se piove tanto, sì. Nell'azienda Gerbino si vede proprio quello che è quasi come un ritrovo, come proprio come se le patate avessero la parola, è proprio un deposito delle patate che nella stagionalità vanno fino a aprile, fin quando a fine consumo delle patate che vengono da questi sacconi che vedi nei campi quando vengono raccolte, dove si mettono in questi grandi sacconi, vengono depositati qui e qui riposano nel silenzio della stagionalità, dei freddi, delle miti temperature o delle fredde temperature, ma si mantengono in una situazione naturale, come fosse un piacere, come dire ce l'abbiamo fatta, siamo anche noi pronti per il gusto e il piacere dei clienti. E qui con Fabrizio e Gabriella, ecco, accarezziamo, davvero si dice accarezzare, proprio quelle patate che da tutti questi sacconi arriveranno nelle tavole degli amanti della patata di entracque, in particolare questa patata che fa anche parte dei prodotti con riconoscimento Parco delle Alpi Marittime. Questo è importante da quest'anno, quindi un valore in più, un riconoscimento di una zona dove
La patata trova le sue peculiarità d'espressione massime e c'è un riconoscimento, quel simbolino, riconoscimento prodotto parco delle Alpi Marittime. Questo è estremamente importante, che vuol dire una difesa in più, una tutela in più, un attaccamento di più a quello che è quella terra della Valle Gesso. E qui con Fabrizio un punto importante di quei coltivi, di quel sapere delle patate che crescono, germogliano bene, perché i terreni, oltre ad avere una sua naturale composizione organolettica, ma vengono immesso nei terreni questo letame come concime, che proprio arriva dalle mucche come natura vuole e viene immesso proprio nei campi per dare quel nutrimento al terreno. E un altro momento di Terra Verde Gourmet si conclude in quel calore di famiglia vicino al vapore delle pentole che bollono, ma qui con Gabriella che ci fa vedere con la carne, la bontà della carne qui della tenda agricola Gerbino, ma la carne a chilometro zero dal bovino, ma bovino razza piemontese, ma le patate con i suoi tumini, i suoi formaggi e la bontà. E da quelle patate nasceranno le cuiette, e gourmet è questo, è anche il valore di quella semplicità, della gente semplice, del grande lavoro di questa terra del Piemonte, ma nel rispetto di quelle primizie e bontà di un territorio, e qui di un territorio della Valle Gesso.